numerosi, siamo contenti di avervi qui. A me tocca il ruolo, forse per il semplice fatto che sono padrone di casa eccessivo, ovviamente, padrone di nulla, però insomma lavoro qui, siamo proprio qui sotto di voi, allora in qualche modo faccio gli onori di casa con molto piacere, perché sono coinvolti nell'iniziativa di oggi alcune persone, personaggi pubblici e studiosi che stimo molto e quindi sono molto contento. L'iniziativa, come sapete, ruota intorno all'ultima fatica storiografica, all'ultimo lavoro di uno storico, uno dei pochi storici che abbiamo in questa regione. In Abruzzo molti si occupano di storia, che è cosa diversa dall'essere storici. E Luigi Bonziani, l'autore di questo libro, lo è, storico. E è, tra l'altro, guarda caso, il direttore della Biblioteca Provinciale di Teramo. E quindi per me, come sempre, quando si verifica questa situazione di avere il mio collega diretto, nonché amico, nella stessa iniziativa pubblica, non posso non segnalare questo fatto, per dire che delle quattro biblioteche provinciali abruzzesi, diciamo, due di fatto sono acefale, diciamo così, no? Nel senso che non hanno un vero e proprio direttore, e questo si ripercuote sotto molti punti di vista sulla funzionalità di queste biblioteche. Ce ne sono due, Pescara e Teramo, che ce l'hanno, che persone, che bibliotecari, che in mezzo a mille difficoltà quotidiane cercano di condurre in porto, in salvo, diciamo così, le storiche, tradizionali navicelle della cultura abruzzese, come sono le biblioteche provinciali, in questo mare in tempesta per la cultura oggi nella nostra regione. Quindi sono molto contento anche di questo. L'ultima fatica di Luigi Bonziani, storico, nonché direttore della biblioteca storica, Biblioteca Delfico di Teramo, si intitola Letterati, libri e lettori nell'Abruzzo della Restaurazione. Ed è uscito questo studio per le edizioni Ricerche e Redazioni di Giacinto Damiani, editore, che è qui e che salutiamo cordialmente. È una casa editrice che si sta imponendo a livello non soltanto regionale, come una delle migliori promotrici di cultura, anche e soprattutto storica e storiografica. È un tema, quello di questo libro, cioè l'Abruzzo della Restaurazione, che all'apparenza, no, può sembrare, come dire, un tema erudito, diciamo così. Se poi avrò modo di fare qualche riflessione, adesso non voglio farla perché devono parlare ben prima e più di me gli altri protagonisti dell'incontro di oggi, se avrò qualche riflessione un po' più approfondita da poter fare più tardi, dirò solo quello che penso del libro, che l'ho letto, ma anche che il tema di cui Gigi Bonziani, come viene da chiamarlo per antica frequentazione, parla, non è affatto un tema da confinare nella erudizione storiografica, in quel mondo dei dotti di cui l'autore parla in questo libro, perché di ciò si parla, della produzione e circolazione della cultura in senso lato, non soltanto libraria, diciamo così, nell'Abruzzo, appunto, della Restaurazione, cioè dell'epoca che va dal ritorno dei sovrani cosiddetti legittimi all'indomani del congresso di Vienna, della fine dell'esperienza francese nella penisola, fino alle soglie di fatto del compimento del processo di unificazione nazionale. Quindi si tratta di circa 40-45 anni che sono stati decisivi nella formazione anche di una certa identità, diciamo tra virgolette questa parola, identità abruzzese. E dicevo, non è soltanto il lavoro di un dotto, degno erede di quegli abruzzesi colti, appunto, di cui Bonziani parla nel suo libro, ma è anche un libro che in fondo ci richiama più di quanto noi possiamo pensare all'attualità. Vale a dire che ci dice, alla fine, se potessi condensare in uno slogan, come a volte si usa, sbagliando naturalmente questa intera fatica ponderosa, perché si tratta di un libro piuttosto
impegnativo anche dal punto di vista quantitativo, direi che il messaggio che ci lancia questo libro è che non può esistere incivilimento, come si diceva in quell'epoca, non può esistere civilizzazione, non può esistere civiltà e spessore civile senza cultura. Questo è assai più attuale di quanto noi vogliamo credere, perché qualcuno si è per esempio mai posto il problema che il degrado italiano degli ultimi 20 anni non sia per caso dovuto anche, forse soprattutto, allo scarso spessore civile e oserei dire personale del nostro ceto politico? Io penso di sì, che la risposta sia sì. E questo ci dice appunto quanto sia attuale tornare a riconnettere l'impegno pubblico, in senso lato, nella polis, diciamo così, allo spessore personale e civile di coloro che ne sono protagonisti. Questo è, non so cosa ne pensa l'autore, il messaggio grande di fondo di questo libro, che non può esistere appunto vita civile senza vita e spessore culturale. Detto questo, ma se posso appunto tornerò sui temi più specifici del volume, oggi come avete visto dal programma il parterre è piuttosto nutrito e anche piuttosto prestigioso. Io direi di seguire l'ordine del programma e quindi di dare la parola per primo al magnifico rettore, al neo magnifico rettore della Università degli Studi di Teramo, professor Luciano D'Amico, che saluto. Non senza ovviamente aver detto che tutto ciò, noi siamo qui perché la promozione, l'ideazione, la promozione di questa iniziativa si deve alla scuola di regione fondata e diciamo così, promossa, fondata e guidata da Luciano D'Alfonso, che ovviamente non ha bisogno di essere presentato qui, e sono molto contento di tornare a fare un'iniziativa pubblica anche insieme a lui. La provincia di Pescara ha dato il suo patrocinio ed ecco perché siamo qui. Magnifico, a te la parola. Grazie della parola e grazie anche per l'invito a partecipare a questo incontro. Ringraziamento a nome davvero di tutto l'Ateneo che è ben lieto attraverso immodestamente attraverso me di poter prendere parte a questo dibattito. E lo faccio cercando di portare un contributo non da storico, quale non sono, ma da lettore dell'ultimo lavoro di Luigi Ponziani e se posso, se Luigi poi me lo perdonerà, da cittadino che in qualche modo ha il privilegio di poter coltivare alcuni progetti e di poter lavorare su alcuni progetti insieme ad altri cittadini, di poterli condividere in un momento che conosciamo tutti, sappiamo tutti, è un momento che definire di crisi economica, sociale, degli stessi valori fondanti forse della nostra comunità è di poco. In un momento in cui è necessario, credo, un impegno molto forte da parte di ciascuno di noi, è necessario un impegno che può essere sostenuto solo, credo, potendo contare su una forte condivisione dei valori e una forte condivisione dell'identità che definisce la nostra comunità. Ora, nello stesso momento in cui una sorta di, se posso usare un'espressione poco elegante, una sorta di fast food culturale ci sta abituando, ci sta in qualche modo coprendo con un vanto di asfalto, banalizzando principi, cultura, istituzioni culturali, in una regione come la nostra, che sconta peraltro anche una errata tradizione di, diciamo, di visione bucolica di un Abruzzo dei pastori, un Abruzzo che secondo una storia veramente essenziale, elementare e sbagliata, è una regione che solo di recente sta conoscendo modalità di sviluppo, poter leggere nel libro di Luigi Ponziani l'argomentatissima tesi che non è così, che in realtà abbiamo una tradizione che è stata costruita faticosamente
che abbiamo la possibilità di contare su una lettura di una delle storie, una storia, quella che Luigi ci propone, e che contribuisce questa storia, attraverso questa storia, a definire la nostra identità, a far sì che ci si possa sentire parte di una comunità, non per la condivisione di un luogo di nascita o per la condivisione banalmente di un luogo di residenza, ma che ci si possa sentire parte di una comunità perché questa comunità si è formata ed ha formato i propri valori con una, diciamo, un investimento nella cultura, con la creazione di quella, di quel substrato, di quella base, di quel necessario sostegno. Ricordava prima il direttore Fignani, non c'è crescita civile se non c'è cultura. Mi permetterei di aggiungere, non c'è crescita economica se non c'è crescita civile, non c'è crescita civile se non c'è cultura, per arrivare ad una conclusione che potrebbe sembrare molto forte, ma che spero di poter in qualche modo argomentare. Il libro che oggi Luigi Panziani ci presenta forse uno degli strumenti più efficaci su cui puntare se vogliamo rilanciare ad esempio l'economia, e quindi se vogliamo rilanciare quel dibattito culturale che è necessario affinché ci si possa sentire forti e in grado di affrontare le nuove sfide. Abbiamo una sorta di smarrimento, uno smarrimento sotto tanti, diciamo, che emerge da tante prospettive, è uno smarrimento che emerge, permettetemi questa breve riflessione da economista più che da storico, uno smarrimento sui sistemi, su come riavviare il sistema di produzione, uno smarrimento su come gestire le istituzioni che dovrebbero supportare il rilancio, uno smarrimento anche sui modelli a cui ispirarci. Io credo che per superare questo smarrimento sia assolutamente necessario prendere coscienza di ciò che è stato anche nella nostra regione, di quella ricchezza del dibattito culturale che c'è stato in Abruzzo, che non è una regione di pastori e che corre il rischio forse di diventare adesso una regione di pastori nel momento in cui continuiamo ad accettare così passivamente una importazione di modelli culturali banali, davvero da fast food culturale, e non riusciamo ad essere coscienti e partecipi di ciò che invece è stato nella nostra regione e di ciò che potremo utilizzare come patrimonio per il successivo, per un successo, per rilanciare il nostro sviluppo. Credo che sia una forzatura, e davvero me lo perdonerà, spero, Luigi Panziani, dire che il suo libro è uno strumento poderoso per rilanciare lo sviluppo. È uno strumento poderoso perché ci consente, con questa storia, con la storia che Luigi Panziani ci propone, di individuare quali sono i nostri punti di forza, quali sono gli elementi di condivisione e quali sono anche gli elementi fondanti della nostra comunità. È una comunità che si è formata non perché alcuni pastori si sono trovati sulle nostre montagne, ma si è formata perché c'è stata una condivisione di idee, di principi, un dibattito culturale. E credo che leggendolo da questa prospettiva il libro di Luigi Panziani ci possa davvero aiutare molto e ci possa consentire di ritrovare quello stimolo e quelle energie per affrontare delle sfide senza quei punti di riferimento che sono necessari per poterle affrontare davvero con successo. E per questo un particolare ringraziamento a Luigi Panziani per averci dato anche questo formidabile strumento. Non lo definirei solo un pregevolissimo testo di storia, un'opera di storia, lo definirei davvero uno strumento che può consentirci di ripensare un po' meglio la nostra comunità e di ritrovare quelle energie per affrontare le sfide che ci aspettano. Un ringraziamento all'autore per averci in qualche modo donato questa prospettiva di lettura, e davvero un ringraziamento a tutti per aver potuto partecipare a questo dibattito. Grazie. E adesso la parola va ad un altro dei nostri illustri ospiti di oggi, che è il professore Nicola Mattoscio, docente universitario e presidente della Fondazione Pescara Abruzzo. E un applauso anche per te, direi. E ti devo fare arrivare questo microfono, un po' complicato, la professoressa uno. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e complimenti all'autore, ma il modo migliore per fargli i complimenti, a mio modo di vedere, è provare a confrontarsi con lui e sforzarsi
nell'accettare almeno qualche sua provocazione. Naturalmente con una premessa all'altere che anch'io non sono storico, quindi aspetto con qualche ansia di poter beneficiare dal punto di vista strettamente professionale, che sarà certamente quello dell'amico Stefano Trinchese, che è il più dotto tra di noi, soprattutto il più professionale su questi temi, tra di noi almeno intorno al tavolo che vi sta di fronte. Leggendo velocemente questo preziosissimo e davvero impegnativo lavoro, che consiglio a tutti di consultarlo e di farne tesoro e occasione di riflessione per avere una chiave di reinterpretazione non solo del passato, ma di inedita interpretazione della nostra contemporaneità e di qualche prospettiva futura per la nostra regione. Con queste premesse io cercherò di trattare brevemente quattro aspetti: il tema delle divisioni e integrazioni nella nostra regione interne, il tema delle divisioni e integrazioni esterne, cosa significa il cambiamento a partire dallo spunto di questo preziosissimo libro, e poi come con il cambiamento è possibile superare i problemi e comunque provare a misurarsi con essi nella speranza di poter far affermare una prospettiva futura migliore che non quella che si ottiene in eredità. Allora, relativamente alle divisioni e integrazioni, è quasi paradossale che un libro, come dice il titolo, dedicato alla letteratura, ai libri, ai lettori, poi alla preziosissima attività di stampa e editoriale che poi veicola e prova a far rete, paradossale che vi si colgano tutti i temi attuali delle divisioni interne della nostra regione e che è evidente sono il risultato di processi storici molto lunghi che si colgono anche quanto si valuta o si legge la nostra storia antica o recente con un perimetro apparentemente molto ristretto, perché ribadisco gioca sulle tre parole letterati, libri e lettori. C'è l'Abruzzo citeriore, ci sono i due Abruzzi ulteriori e ci sono le contrapposizioni tra di loro e nel loro ambito, o comunque ci sono diversità di interpretare la contemporaneità del momento, che è il periodo storico più specificamente indagato, che è il periodo che va dalla bellissima, felice, almeno al mio punto di vista, esperienza murattiana del Regno delle Due Sicilie alla nascita dello Stato unitario, e che è un periodo importantissimo per capire l'incubazione della società dell'informazione, della conoscenza a cui approdiamo nei nostri anni e che è ormai il fondamento di ogni problema e di ogni immaginazione per il futuro. Non abbiamo, dice giustamente l'autore, dati statistici a supporto di temi quali cosa si deve intendere per conoscenza e come si può misurare la conoscenza nell'epoca, ma soltanto ricorrendo ai dati del primo censimento del nuovo Stato unitario, vediamo che nel Mezzogiorno ha solo il 12% alla nascita del nuovo Stato unitario di alfabetizzati, non necessariamente acculturati, professionalizzati nei mestieri che richiedono l'istruzione vera
almeno superiore, parliamo di appena alfabetizzazione, 1000, quindi a nascita dello Stato unitario. Le prime leggi sulla istruzione da intendere come sistema, come, e come affermazione di principi di civiltà, ma sicuramente di veicolo fondamentale e imprescindibile per immaginare la crescita economica, è da far risalire ai provvedimenti morattiani. E già con i provvedimenti morattiani, la loro interpretazione, i tentativi per realizzarli, vediamo le divisioni interne, le gelosie tra i capoluoghi di provincia, Teramo, L'Aquila, Chieti, ma anche dinamiche fatte di divisione all'interno delle allora province, tra Sulmona e L'Aquila, quasi guerra all'arma bianca per la vicenda del collegio reale, no? Ma anche gelosie tra Chieti e L'Aquila per il liceo, e poi gelosie, dinamiche gelosie tra la parte a sud del Sangro e Teate, Lanciano, Vasto, Atessa e Borderline Lanciano. Tutto questo in una di fronte a una necessità gravissima, che è quella di provare a misurarsi con la loro contemporaneità. In quegli anni altre regioni o altri stati, che poi daranno vita allo Stato unitario, hanno tassi di alfabetizzazione ancora inadeguati rispetto alle esperienze migliori del Nord Europa, ma certamente di gran lunga superiore a quella che è la realtà della nostra regione, che ha un tasso di alfabetizzazione, ribadisco, alla nascita dello Stato unitario solo del 12%, a fronte, diciamo, del 45% circa del Piemonte, con i maschietti, naturalmente, potete immaginare, sempre con quotazioni ben superiori alle donne. E poi le divisioni interne e esterne, perché anche nel trattare un tema così strategico che è l'istruzione primaria e secondaria e in nuce di forma accademica attraverso i collegi reali, in nuce di forma accademica, abbiamo a sud gelosie o diciamo difficili equilibri con il Molise, a nord contaminazione con lo Stato Pontificio, e soprattutto abbiamo la chiarissima pratica, che poi diventa ahimè un difetto congenito nel regionalismo dell'esperienza repubblicana italiana, che io chiamo come visione strabica, nel senso che si cerca di risolvere i problemi delle divisioni tra Sulmona e L'Aquila rivolgendosi a Napoli, facendosi mediare da Napoli e quindi rimettendosi a chi è più bravo a mendicare o a dimenticare o a condizionare il potere centrale della città capitale, così come poi diventa Roma che si sostituisce in questo ruolo esterno, che fa credere all'integrazione ma che rimarca invece la divisione con le comunità e i territori di prossimità, così come diciamo a nord, quindi con il Tronto come confine, c'è una contaminazione di principi, una migrazione di personalità di esperienze, di idee, che è straordinario e va compreso, perché è un tema anche di grande attualità, quanto personalità di Fermo, di Ascoli, migrano verso Teramo, verso Sulmona, quanto esperienze soprattutto pubbliche di grande significato ideale e di grandissimo significato dal punto di vista della vita civile e pubblica, vengono ad animarsi nel Teramano o a Sulmona attraverso la formazione, la prima educazione dei protagonisti tra Fermo e Ascoli. È chiaro che stiamo parlando di qualcosa che è molto attuale e molto vicino ai nostri problemi, perché stiamo parlando delle sfide
che sono dinamiche di integrazioni esterne, che ho chiamato semplificato esterne, che il nostro protagonista, che comunque da protagonista il nostro incontro, probabilmente insomma alluderebbe all'idea di macro regione adriatica, al tema della qualità in termini di macro regione adriatica. Però in questa ricostruzione occorre, come dire, essere anche severi, cogliere i limiti di queste esperienze. E anche un difetto del nostro regionalismo, dell'essere abruzzesi, che è da cogliere nei tentativi ripetuti, piuttosto che fare i conti con noi stessi e arrivare finalmente a superare l'eredità plurisecolare, che sono quelli degli astandarti del periodo longobardo, perché su Mona, che ospita addirittura con decisione murattiana il primo collegio reale d'Abruzzo, non può l'episodio non evocare il fatto che il castandato più importante che per molti secoli c'è stato in Abruzzo è stato quello di Valdegre, certamente, che aveva sede a Sulmona, certamente non era Miternum, era meno Teate, non era neanche Teramo con Ruzium, e poi si risolve non a caso con, come dire, i trasferimenti dall'alto, e si risolve con l'abilità politichese, in cui l'Aquile in quella fase certamente eccelleva e l'Aquila in questa fase continua a eccellere, ma non sappiamo quanto allora è stata funzionale alle dinamiche di integrazioni regionali questo modo di essere, di fare, non sappiamo quanto è ora funzionale alle nostre necessità funzionali di integrazione del fare sistema per contare qualcosa negli equilibri nazionali e non solo nazionali. Ma la cosa che va colta, che a me ha anche un po' affascinato, devo confessare, di questo libro è il connubio tra processi di cambiamento e visioni. E tutto questo poi dirò perché, e tutto questo per l'anticipo voglio sottolineare, perché non ci può stare cambiamento senza sposare visioni, almeno una qualche visione del futuro. Anche la storia ce lo ricorda, ma anche la nostra storia, per quanto fragili, per quanto, come ho già ricordato, fatta anche di tante divisioni e di tanti problemi, anche la nostra storia ci dice, ci insegna che i grandi cambiamenti, i processi importanti di cambiamento si sono sempre sposati a una visione. Perché? Perché in realtà è poi solo la visione, o sono solo le visioni, i contesti nei quali maturano e si affermano le condivisioni. Sui dettagli, sui particolari, è inevitabile che ci siano divisioni o diversità interpretative o diversità realizzative, addirittura anche i fari diversi. Che cosa unifica? Che cosa fa da cemento, da collante a quello che è inevitabile in quanto si ha a che fare con l'impegno pratico, con l'impegno che ha come risvolto fatti veri, fatti reali. I fatti veri, i fatti reali naturalmente sono forieri di divisione, ma il collante è la visione, è nella visione che si determina la condivisione. Allora, qual è stata la visione di quel periodo, che è stato probabilmente nel corso dell'Ottocento il periodo più importante, la stagione più importante del cambiamento nella nostra regione, ma per quello che dirà soltanto qualche anno dopo, nel 1872, Gennaro Fidamore, è la regione Abruzzo, attenzione, era allora, e lo ricordo all'amico Luciano, potrebbe continuare a essere oggi e nel futuro, sintesi dei problemi italiani. Diceva Gennaro Fidamore nel 1872, così come l'Italia è sintesi
di tutte le vocazioni, tutti i problemi, tutte le potenzialità dell'Europa, l'Abruzzo è sintesi di queste potenzialità, di queste diversità, fragilità e potenzialità dell'Italia. E diceva e dimostrava come e perché ciò avveniva e ciò era. Ma tutto questo è incubato negli anni dell'immediato post periodo monattiano. La visione è l'emancipazione dalla povertà, l'emancipazione dall'analfabetismo e l'emancipazione dalla non cultura, e l'aspirazione con grande tensione ideali a determinare i contesti e le occasioni affinché potessero esplodere le risposte positive, a dare speranza, a dare risposte alle tragedie sociali che dietro l'analfabetismo, l'incultura, la non conoscenza, la non istruzione, ovviamente si caratterizzava nell'esperienza sociale ed economica delle nostre comunità abruzzesi. Ed è per questo che Gioacchino Murat resta un mito del riformismo vero mai sperimentato nella storia italiana, il primo vero sistema scolastico viene concepito da lui e proposto anche nella nostra regione, ma quello che è importante è che poi i cambiamenti non si fanno con decreto, non si fanno con gli eserciti, non si fanno con le imposizioni, con le burocrazie. Cambiamenti si fanno e si affermano quanto una visione viene davvero sposata, condivisa, e poi anche nelle diversità, persino nelle contrapposizioni, persino nei litigi più aspri, però rimane la cornice che fa condividere, per cui nella cui direzione tutti insieme coralmente lavorano. È quello che è avvenuto attraverso quella che oggi potremmo chiamare la rete dell'epoca, che è stato animato da un establishment non in modo maggioritario illuminato e protagonista di questo cambiamento, mai confondere per carità, però da un establishment che in forma minoritaria, anche in Italia, ma importante, molto diffuso e molto articolato sul territorio, è riuscito a fare rete, ed è riuscito a far crescere la sensibilità per il cambiamento, la condivisione per il cambiamento, per cui ciascuno poi ha finito col fare la sua parte. Le amministrazioni comunali hanno finito con lo sposare l'esigenza di dare sedi adeguate ai collegi e ai licei, di favorire l'accesso alle istituzioni primarie nei comuni al di sotto di 3.000 abitanti, nei comuni al di sopra, che voglio ricordare a tutti, giustamente viene anche ricordato dall'autore, per dire che cosa fa, quali miracoli fa la visione, no? Al di sotto di 3.000 abitanti, ma all'epoca, ma quali risorse pubbliche avrebbero potuto favorire l'inseminazione dell'istruzione primaria? Non ci sarebbero state sfide possibili per il bilancio dello Stato delle due Sicilie per portare avanti un progetto come quello. Eppure quel progetto fu avviato e portato avanti con gradualità e poi nel medio lungo periodo anche con significativi risultati. Al di sotto di 3.000 abitanti, il decreto Gioacchino Murat mi pare del 10, mi pare 1810-11, dice che devono essere i preti, i sacerdoti, che devono essere gli istruttori nella scuola primaria. È chiaro che lo Stato non avrebbe mai potuto pagare insegnanti, docenti per una realtà comunale così frammentata qual era e qual è e continua a essere tuttora, è la nostra esperienza. Invece al di sopra dei 3.000 abitanti ci misero le risorse e disse bene, ci devono stare istruttori pubblici, istruttori dello Stato. Così come dedicò Gioacchino Murat in un primo periodo, in un primo momento, un immenso patrimonio derivante dai conventi che in forme forzose, forzate, ma insomma aveva
espropriato, un po' difficile, forte in termini, ma insomma al di là della dinamica condivisibile o meno, nulla era fatto fino a se stesso, cioè c'erano determinate risorse infrastrutturali, immobiliari derivanti da questo patrimonio ecclesiale, dice bene, dedichiamo a ospitare gli istituti primari e poi successivamente anche con il ritorno ai Borboni diverse di queste infrastrutture furono destinate ad ospitare istituti secondari, licei e collegi. È interessante questa iniziativa verso, a cui poi l'autore dedica magistralmente attenzione, che è l'esperienza di Nicola Gaetano Tamburini, personaggio nato a Fermo, cresciuto a Ascoli Piceno, educato a Ascoli Piceno, poi trasferito a Teramo, e che è interessantissimo la visione di questo personaggio che sappiamo tutti, anche per l'interpretazione poi più convincente dei processi che portano alla unificazione del paese, essere stato la carta vincente per il grande movimento risorgimentale italiano. Cioè questo personaggio che fonda un'associazione in nome di Dante, che dice che nel nome di Dante della cultura italiana che si poteva diffondere e far vivere l'idea nazionale. Ma questo personaggio ha anche affermato, in questo caso cito dalla citazione dell'autore, che una vera educazione è quella sola che può condurre allo scopo cui anche la generale intenzione italiana, che è quella di rendersi liberi. E quindi è l'educazione, è la cultura, è la conoscenza, è il fare rete, è l'avere un alto senso morale civico per il coraggio del proprio impegno, per il proprio impegno pubblico, e l'essere sensibile alle innovazioni attraverso la logica delle reti dell'epoca, che erano, ribadisco, letterati, libri e lettori, e che oggi dovremmo sforzarci di immaginare una nuova accezione infrastrutturale. Certo, le tecnologie informatiche, ma temo, ahimè, che già molte esperienze ci dicono quante da sole, senza regolamentazione, ma soprattutto senza condivisione diffusa e partecipata, queste stesse tecnologie, che sicuramente offrono nuove e straordinarie opportunità, possono sortire l'esatto contrario, i rischi di avventura inimmaginabili. E dunque torniamo al fattore vero, fondamentale, che fa la differenza, che è la qualità umana, quindi la persona, l'uomo in ultima istanza, che attraverso la conoscenza, l'educazione, l'istruzione adeguata, oggi dovremmo parlare di neoalfabetismi da superare e da combattere, ma è attraverso i migliori investimenti nel capitale umano, per la prima volta uso un gergo più consono al mio mestiere, che si può immaginare un futuro fatto di maggiori speranze, di maggiore fiducia, soprattutto per le nuove generazioni. Quindi complimenti all'autore, perché per me almeno è stato una bella fiducia. Poi diamo direttamente la parola al professor Stefano Trinchese, preside della nostra facoltà di lettere. Grazie, Enzo. Grazie per avermi invitato. Noi credevamo, è il titolo di un film, ma prima che il titolo di un bel film sul Risorgimento, molto discusso in realtà, mi è piaciuto molto, è anche il titolo di un romanzo che dà luogo al film, un romanzo più antico, del 1967, in cui Anna Bandi fa narrare a suo nonno garibaldino, in qualche maniera pentito, e fa dire: ho veduto da vivo la fine delle mie speranze, il tramonto dei miei tempi. Domenico Lopresti è lo pseudonimo dell'anziano gentiluomo calabrese che vive a Torino, che vede un'Italia che non avrà mai quel patrimonio ideale di eredità democratica che sembrava essere stato a lungo, forse tanto a lungo, troppo a lungo, progettato. In qualche maniera l'unità non era quella per la quale egli aveva combattuto, aveva sognato, e i suoi sogni di gloria di una nazione libera, moderna, democratica erano
andati perduti con una unità che aveva deluso quelle sue aspettative. Qual era, secondo l'autrice, naturalmente lei che parla e fa parlare il nonno garibaldino, il vulnus originario? Era quello di non avere avuto la sensazione in Italia, soprattutto tra gli storici, di riconoscere che l'unità non era stata soltanto l'impresa folgorante di Garibaldi, soltanto la unione che una monarchia aveva sovrapposto all'ordine precedente, ma che era stata un'impresa lenta, complicata, difficile, composta da tanti rivoli, in cui i filoni democratici erano uniti ai filoni liberali, costituzionali e moderati, e che quindi questa risoluzione finale con la sostituzione di una monarchia, quella sabauda, alle altre, che non c'era solo quella napoletana, c'era quella asburgica, lorenese, quella asburgica in Toscana, quella delle altre casate, gli Este a Modena, da far dire poi successivamente a Carducci, non per questo si era combattuto, cioè il fallimento in qualche modo di quel risorgimento democratico, di quel risorgimento dei giovani che avevano creduto, in Mazzini, che si erano impegnati più tardi con Garibaldi, che sarebbero andati, secondo questa lettura, perduti. Qual è l'unità che non si era fatta e qual è l'unità che si poteva fare e qual è l'unità su cui tanti hanno riflettuto, e poi vengo naturalmente alle tesi di Ponziani, era quella di tanti autori e tanti uomini politici anche che sono stati poi variamente studiati, Balbo, Gioberti, ma soprattutto uno che a me piace molto, che è Antonio Rosmini, che diceva che l'Italia avrebbe potuto essere, e non fu, aggiungo io, forte nel tutto come nelle sue parti, forse venne fuori un'unità forte nel tutto, non so se forte nel tutto, ma certamente non forte nelle parti che la componevano. Questa riflessione mi viene dal bel lavoro di Luigi Ponziani, di Gigi, il caro amico Gigi, che è uno storico che ha già dato ampia prova, per chi lo conosce, del suo valore con scritti, io frequentavo da poco Teramo quando stava per uscire l'Abruzzo verso il fascismo, su appunto i notabili combattenti e i nazionalisti nell'88, poi venne il libro sulla guerra e la resistenza in Abruzzo, poi quello sul fascismo dei prefetti in Italia meridionale nel 95, poi quello sulla nascita di una provincia, una riflessione ampia oltre il 2027 che di cui tocca il libro, sull'amministrazione e la politica in Abruzzo, non direi nell'età meridionale, negli anni fine 90-98 mi sembra. Questo per dire cosa? Che Gigi Ponziani è ben consapevole, è uno storico che è ben consapevole, e forse questi volumi avrebbero meritato, oltre che una fortuna per gli storici che lo apprezzano, anche un migliore ascolto da parte degli enti cosiddetti colti, dell'università che presiede normalmente ai processi di valorizzazione di questi lavori, si è poi dedicato successivamente anche a studi assai originali sulla diffusione della cultura, sulla stampa del libro, sulla tipografia, sul processo tipografico. Il libro, Letterati, libri e lettori nell'Abruzzo della Restaurazione, è, come tutti aspettavamo, significativamente dedicato a Filippo Manzonis, 10 anni dopo, quasi un colloquio, io ricordo la sua famiglia. Ricordo di una giornata di studio, una o due giorni, non ricordo bene, io partecipai comunque ad una giornata, ricordo di Filippo Manzonis a Teramo, il bell'intervento che Gigi allora dedicò appunto in dialogo col suo maestro. Ecco, perché ho fatto questa premessa e perché la collego, o mi è venuta comunque nella lettura di questo libro ampio, documentato, approfondito e che ara profondamente tutto ciò che era possibile trovare sui movimenti letterari e di diffusione della stampa e della cultura in Abruzzo, perché proprio di questo abbiamo bisogno, di ricostruire ciò che il Risorgimento in qualche modo ha cassato e dimenticato, e forse la storia d'Italia ha cassato e dimenticato, colpa degli storici, cioè che il Risorgimento non è stato soltanto il periodo conclusivo di questa fase, ma che ha un'ampia gestazione che noi ritroviamo in questo libro anche in Abruzzo, perché i nomi dalla Restaurazione, diceva bene Enzo Fimiani, fino ormai a Francesco II, la vigilia dell'Unità, dei Palma,
di Rozzi, che io scopro, avevo naturalmente sentito, ma scopro assai in questo libro essere un protagonista molto, 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 molto dotato di questo ampio e variegato movimento di De Virgilis, di Delfico, naturalmente lo sapevamo, dei Dragonetti, entrambi, Paolo e Luigi. Scoprire, magari qui se ne tratta meno, ma comunque personaggi che comunque sono menzionati e citati come Dario Dante Vanvelli, Clemente De Cesaris, che meriterebbero comunque un approfondimento a parte, in quanto entrambi protagonisti di un movimento letterario che non si confina all'Abruzzo, ma che si apre a una dimensione più ampia e che sin da allora lo europeizzano, sono comunque, ecco, tessuti in questo volume che parte dalla situazione in Abruzzo. Nicola Mattoscio è stato troppo modesto nel dire, professandosi come non è storico, ma avendo letto bene il volume mi risparmia alcuni approfondimenti che ha già menzionato assai bene, con molta attenzione. Si parte dalla diffusione, dall'intelaiatura dell'insegnamento in Abruzzo, e si passa poi alla diffusione della cultura attraverso vari temi che strutturano il volume, cioè l'organizzazione della lettura, l'associazionismo culturale, addirittura il commercio librario e poi le difficoltà del leggere, e soprattutto la parte che mi ha interessato di più, la produzione tipografica che sapevamo, ma anche la parte relativa alle riviste, alle importanti riviste, oggi diremmo di settore, in realtà sono riviste assai generali, penso al Giornale Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti, a tutte le riviste scientifiche di cultura che sorprendentemente animano questa provincia, altrimenti considerata nell'epoca del Regno Napoletano, per passare poi a letterati e tipografi e infine ad una dimensione che a me ha intrigato molto, conclusiva, sulla quale poi noi divergiamo, perché gli storici poi sempre divergono, i libri contro la tirannide, che è un bel titolo e che denota come ci sia una letteratura democratica, anche moderata costituzionale, che si rivolge o viene repressa o viene vista dall'altra parte come una battaglia contro la libertà da un potere che viene definito, non tirannide, che è un bel titolo, ma insomma quello solo della restaurazione borbonica, quello della repressione borbonica, quando forse qui si potrebbe pensare che probabilmente gli sviluppi possibili, soprattutto nella fase iniziale di Francesco II, timidi e accennati ad un costituzionalismo, sono stati spenti dagli eventi, ma soprattutto sono stati dimenticati da una storiografia, quella piemontese, quella sabauda e liberale, che hanno molto appesantito il quadro di un Regno di Napoli che probabilmente non fu forse solo quello che Palmerston definiva, da una nave lontana senza scendere, la negazione di Dio. Ecco, che cosa mi ha suggerito la lettura di questo libro? Alcune considerazioni in ordine sparso, e un contributo che posso dare a Gigi e a questo dibattito è quello di proporre alcune letture sugli avvenimenti e sul quadro di cui parliamo. Sul fatto che gli italiani, noi abruzzesi per primo, dovremmo cominciare di più a riflettere sulla nostra cultura, sulla cultura da cui provengono questi processi, soprattutto in un momento all'indomani del 150° dell'Unità d'Italia, nel quale gli italiani si sono ritrovati, io stesso ho dato una mano con le prefetture qui di Pescara e di Chieti, ma che in realtà sono sempre stati divisi da questa storia, quindi benvengano questi libri che ci fanno ripercorrere insieme una storia condivisa finalmente. L'Italia è uno dei paesi veramente più stravolti da divisioni storiografiche e da divisioni sul modo di intendere la propria identità. Pensate soltanto a due aspetti che io cito sempre anche nelle mie lezioni, quindi mi piace farlo con voi. Da un lato quelli che sono gli inni d'Italia, no? Al plurale, perché noi cantiamo l'inno di Mameli, che non è mai stato un inno durante il Risorgimento, meglio lo è stato per una parte del Risorgimento, ma poi lo diventa molto tardi, perché per tutto il periodo unitario l'inno d'Italia è un altro, è la Marcia Reale di Casa Savoia che ha vinto quella guerra.
E poi c'è un altro inno che sottende forse anche questo libro, tacitamente, che è l'inno di Garibaldi, Si scoprono le tombe, l'inno dei democratici, no? Tre inni per tre Italie, nemmeno pochi. E poi le date che costituiscono momenti di divisione. Gli altri popoli hanno tutti una data di festa nazionale su cui si identificano, no? Per i francesi è sempre stata la Bastiglia, la presa della Bastiglia il 14 luglio, per gli americani è sempre stato il giorno dell'indipendenza, gli altri si sono divisi sui monarchi, eccetera. Noi abbiamo dovuto aspettare il 150 anni per dire che il 17 marzo finalmente poteva unire gli italiani. E nemmeno tutti erano d'accordo. Io mi ricordo che una forza antiunitaria come la Lega si divideva addirittura perché qualcuno diceva che era la data della battaglia del vero Carroccio, quello vero, e gli altri dicevano che erano quelle delle giornate di Milano. Ecco, quindi ci si riusciva a dividere persino rifiutando l'aspetto risorgimentale. Allora, ecco, le troppe date che accompagnano l'unità d'Italia, qual è questa data? Il 25 aprile o l'8 settembre? Per i fascisti era la data della marcia su Roma. Per mio nonno era il 4 novembre perché era la vittoria della prima guerra mondiale, per qualcuno più anziano era il 20 settembre l'affermazione di un'Italia laica, il 2 giugno per noi la festa della Repubblica. Ecco, noi siamo molto divisi su tutto questo. Il mito ha sempre prevalso sulla storia, su una storia che ha diviso piuttosto che unire. Non è detto che la storia debba unire, ma comunque noi abbiamo fatto di tutto, gli storici, io c'entro poco, nel senso che sono un mini storico, ma i grandi storici hanno fatto di tutto, a mio avviso, per disgregare quest'Italia, con una sensazione, cioè che l'unità in realtà fosse costruita sull'omologazione, sull'annullamento delle differenze regionali, mentre lo stesso Cavour aveva capito che bisognava valorizzarle. Non fa in tempo perché Cavour muore, però Cavour al Lombardo-Veneto guarda e dice che forse bisogna mantenere qualche capacità amministrativa in più che gli Asburgo avevano lasciato. Minghetti e Farini sono gli ultimi esempi di un'Italia che vuole decentrare. Ancora oggi noi soffriamo di un accentramento feroce, perfino nei nostri enti in cui lavoriamo prevale sempre, ecco, questo accentramento, questo concentrare tutto in poche stanze il potere. E in più poi la delusione. Silvio Spaventa, quando scrive al fratello Bertrando proprio all'indomani dell'impresa garibaldina dopo Teano, gli scrive: ma qui è tutto a Napoli, qui è tutto un acchiappare, un rubacchiare dappertutto, un richiedere favori, come se i cardini dell'ordine morale fossero dappertutto squassati. Allora, la storia, che non va nascosta né elusa, va ricostruita, e va ricostruita come precisamente quel Ponziani ha fatto in questo bel libro, riannodando le fila di quel processo culturale che ne è alla base, andando a rivedere le riviste, gli scritti, pazientemente. Perché la storia, se non la si comprende, io non dico che è destinata a ripetersi. Il nostro amico professor Sciarra ha trovato la teoria delle combinatorie, per cui è un termine che è molto efficace, per cui la storia non si ripete, però si combinano i fattori per cui la storia presenta delle previsionalità possibili destinate a ripetersi, non in modo ottuso, ma in un modo anche spesso casuale che può tornare. Allora, proprio la rimozione della diversità storica fa dire a tanti italiani che il processo era stato disgregato. Io ho iniziato parlando di un film, concludo parlando di autori importanti, e quindi io ricercherei in questo volume tanti giudizi dalla restaurazione in poi che ci portano a riflettere su tutto ciò. Penso a un Pasquale Turiello, garibaldino, politologo, che diceva anche lui che bisognava fare gli italiani, non lo diceva solo D'Azeglio, che non era l'autore originale della frase, ma diceva: prima bisogna disfare le sette, le clientele, le mafie, promuovendo liberi e onesti costumi tra gli individui e lo Stato. Ecco, questo credo che non si sia realizzato. Già Merri diceva che occorrevano idee comuni, dei comuni interessi, leggi che nascessero da questo, o Cattaneo, quando diceva che l'Italia nasceva senza grammatiche, senza vocabolari, senza storie, senza planti, senza cioè nessuno degli strumenti elementari per conoscerci. Allora, io credo che la storia, per capire come sia andata e per capire anche come non sia andata, penso soltanto alla gracilità dell'associazionismo culturale e sociale, che, dice Ponziani, non consentì un'evoluzione capace di trasformare quella monarchia amministrativa in un più moderno assetto, in un più moderno organismo costituzionale.
non si trattava di sviluppare una sorta di equazione tra ricchezza dell'articolazione associativa e maturazione politica e istituzionale, quanto piuttosto di individuare anche per il Regno del Sud quei fattori di lungo periodo che potessero determinare tutto questo. Lui qui esamina le società economiche, esamina tutto un tessuto che tra gli anni 40 e 60 dell'Ottocento fa capo anche in Abruzzo a iniziative che non sono abruzzesi, che fanno capo poi a Napoli, alla capitale e a tanti altri riferimenti. Dunque questa secondo me è la via per non ricostruire ma per capire meglio la nostra storia e andare a ricercare con pazienza gli autori e Ponziani di questo pensiero, poi in gran parte deluso, democratico, moderato, costituzionale, Ponziani lo ha fatto. Concludo, ci offre quindi uno strumento assai utile per una comprensione del nostro divenire, più che del nostro passato, di quest'Italia in divenire. Concludo ricordando dai miei ricordi, non miei ma quelli di Massimo D'Azeglio, una fotografia di quell'Italia a cui io facevo cenno, a cui mi ha fatto molto pensare il libro di Ponziani, quando D'Azeglio, criticando o accorgendosi più che altro di come non erano andate le cose rispetto alle aspettative, faceva una fotografia tremenda dell'Italia di allora che pare quella dell'Italia di oggi. Gli italiani hanno voluto fare un'Italia nuova, scrive D'Azeglio nei miei ricordi, e loro rimanere italiani vecchi. Pensano a riformare l'Italia e nessuno si accorge che per farlo riuscirci bisogna prima riformare se stessi. L'Italia non potrà diventare nazione ordinata, moderna, ben amministrata finché ognuno nella sua sfera non faccia il suo dovere, ma capendo che fare il proprio dovere più delle volte è fastidioso, è volgare, è ignorato, è faticoso, ci vuole volontà e persuasione, che il lavoro si deve adempiere non perché frutti ma perché è dovere, e questa forza di volontà, questa persuasione è quella preziosa dote che in un solo vocabolo si chiama il carattere che dobbiamo formare degli italiani. Allora la parola a Luciano D'Alfonso. Io mi sento un po' sotto esame perché Ponziani è stato mio professore a Teramo e quindi sono animato dall'inquietudine del quasi studente e anche dalla riconoscenza perché ha potuto essere qui oggi e soprattutto perché ha prodotto uno strumento formidabile per riconoscere una parte significativa della nostra storia e consentirci di fare un pezzo ulteriore della storia al futuro di questa regione. Mi sono posto la domanda, lo dico alle persone titolari di competenza anche storiografica e di lettura intellettuale che ho alla mia destra e alla mia sinistra, ma anche di fronte. Come è stato possibile, negli anni lontani della storia che abbiamo alle spalle, della storia pre-risorgimentale e risorgimentale che abbiamo alle spalle in questa regione, come è stato possibile la produzione di una elevata qualità di idee delle quali adesso parlo brevemente? Io ho toccato con mano come in Abruzzo, circa 150 anni fa, 160 anni fa, noi abbiamo avuto una bella capacità di tematizzazione delle questioni ad opera di personaggi che sono protagonisti di questo libro storico, De Vincenzi, e poi dico quello che ci ha letteralmente regalato dal punto di vista della produzione delle idee, De Tomasis, e poi ancora Melchiorre Delfico. Come sono riusciti questi giganti della riflessione politica, della elaborazione culturale ed intellettuale a farsi carico delle emergenze di allora e studiatele, possono essere ancora utili oggi per affrontare al futuro la nostra vicenda? Questa domanda, senza la lettura di questo libro, era destinata affannosamente a trovare pacificazione. Con la lettura di questo libro io mi sono capacitato, insomma, mi sono reso capace di trovare la risposta. È stata
la circolazione nazionale ed internazionale delle idee, che ha fatto in modo che De Tomasis riuscisse ad intuire come dare l'ultimo calcio al sistema feudale, perché di questo si è trattato per Ateleta, dell'ultimo calcio e del calcio fondamentale per il superamento del sistema feudale circa lo stabilimento della proprietà del suolo. Voi sapete che in Abruzzo noi abbiamo avuto un esperimento giuridico avanzatissimo per il tempo, con la nascita del comune di Ateleta, donato quel comune e con il regime del suolo a coloro i quali avevano conosciuto l'esperienza, diciamo, del delitto. E si determinò il superamento dei vincoli medievali di quelle terre gravate dal vincolo medievale dei livelli, della livelletta del trattore, del tratturello, che poi nelle mani di quei cittadini lì stabilitisi si determinò la liberazione di quelle terre e la nascita di un primo comune libero di terre gravate da vincoli medievali. Come riuscì De Tomasis a concepire questa formidabile rivoluzione giuridica? Riuscì a fare questo perché frequentava quel cerchio positivamente magico della biblioteca nutrita dalle donazioni di De Sterlich. Cioè fu una circolazione delle idee strutturata, alimentata dalla lettura, dalla riflessione critica, dalla confrontazione anche combattiva e dal guadagno di conoscenza che ne viene se ci si confronta con altri che hanno già pensato o magari hanno già realizzato. Cioè questo si chiama riformismo. Questo si chiama non solo cambiamento, poiché mi trovo in un ambiente quasi universitario e mi illudo di tornare studente, io non mi ci sono mai trovato abbracciando la categoria del cambiamento come se fosse di per sé un valore. Mi ricordo un cattolico democratico capace di insegnamento, Martinazzoli, che diceva: attenti che di cambiamento in cambiamento si incontra il diavolo, che il diavolo è quello che cambia sempre la forma. Noi abbiamo bisogno del miglioramento, e il miglioramento mi fa pensare all'incivilimento, almeno per il come viene tratteggiato qui. Come è stato possibile ad Ateleta quel livello di miglioramento e di incivilimento? Lì sono nati dei cittadini, lì è nata la liberazione del suolo da quei vincoli che ha determinato per una comunità di persone la realizzazione del proprio progetto di vita, cioè è un fatto che crea legittimazione, che fa in modo che la politica venga percepita come legittimata. Fa in modo che si cominci a intravedere all'orizzonte una dimensione che assomiglia all'anticipazione della democrazia. Nel momento in cui tu ad un cittadino gli consenti di realizzare il suo progetto di vita, dandogli il suolo, che prima non era disponibile, è un fatto rivoluzionario. E come ci pensa De Tomasis? Mangiando nelle osterie di Montenero Domo? No. O facendo il procuratore generale della Corte dei Conti su nomina di Gioacchino Murat? No. E la circolazione delle idee che gli veniva favorita dal suo compagno di studi universitari, che era Petroni. Da intendente di provincia si fa carico di mantenere vitale e effervescente la vita della biblioteca di Chieti. E sapere oggi che la biblioteca Camillo De Meis, Angelo Camillo De Meis, sia chiusa perché non si trova un ventisettista che si assume la responsabilità, perché non vogliono chiamare gli avvocati a difendersi se accade un problema, che si sta configurando una categoria di decisori pubblici velocissimi ad arrivare per primi alla prima fila della prima del teatro, e non si trovano più decisori che fronteggiano le questioni, che si fanno carico di assumersi la responsabilità, che fanno scelte nette riguardanti che cos'è che si fa prima. Cioè la biblioteca di Chieti è un'infrastruttura di quella provincia. Io sto parlando di una provincia retta da un galantuomo che è Enrico Di Giuseppe Antonio, al quale ho detto: tu prima di chiudere il mandato devi riaprire la biblioteca, e la devi riaprire non uno sgabuzzino, la devi riaprire pari per grandezza anche tradizionale al doppio di quella che c'era prima. È così che tu onori lo spirito di quella provincia. Anche a questo serve la lettura storica e non il nascondimento storico. Giuseppe De Vincenzi
ha concepito da notaresco non solo la grandezza dell'economia agraria, ma il ruolo del porto di Pescara. E come arriva lui, con quella lontananza fisica, a concepire il porto di Pescara? Noi siamo abituati ad un assetto dei luoghi e dei territori che, se sono di lì, solo lì faccio accadere tutto quello che può accadere. Lui era di notaresco e non era ad un palmo di naso da Pescara, eppure concepisce il porto di Pescara. E lo concepisce in una chiave di lettura regionalista il porto di Pescara. E anche questo è conseguenza di che? Dello studio, della tematizzazione, della forza dei porti. O ancora quello che arriva a intuire Melchiorre Delfico quando parla di zona franca a Pescara, zona franca, zona defiscalizzata. E non pensate voi che questo è la conseguenza di questo combattimento culturale garantito, facilitato e veicolato dalla lettura dei libri, che erano l'unico strumento per prefigurare un'altra realtà, la capacità prefigurativa che ti dà la lettura del libro. Io dico scherzando, consentitemi adesso di rimettermi per un attimo la giacca che più mi piace. Quando mi capita di dover scegliere tra l'uno e l'altro nella vicenda politica, io dico: vorrei sapere quanta confidenza hanno con Feltrinelli. Quelli che litigano con Feltrinelli non li dovremmo mai votare. E dico Feltrinelli per dire il luogo dove si assume anche lo strumento fisico della lettura. Cioè, tra i requisiti ci dovremmo mettere questo, altro che votiamo quelli che non hanno pranzato alla buvette del Parlamento. Che sta diventando questo adesso l'elemento di preferibilità. L'estraneità rispetto alla buvette del Parlamento è l'elemento della preferibilità. Questa è una regione che si è trovata in una stagione priva di risorse finanziarie. Oh Guirino, vieni, che mi fa piacere salutarti per tutto quello che può significare una giornata come questa. Un caro saluto. Saluto e buon lavoro. Grazie. Questa è una regione che si è trovata in una stagione priva, come è accaduto anche, diciamo, nel tempo corrente che abbiamo davanti agli occhi, priva di risorse finanziarie. In passato forse non era neanche immaginabile la disponibilità di risorse finanziarie, però c'era una formidabile abbondanza di risorse ideali, prefigurative. Voi provate ad immaginare, e qui lo si coglie se si legge il libro come se fosse una dorsale scorrevole. Questa è la regione di Silvio Spaventa, che ha insediato la quarta sezione del Consiglio di Stato. E non è una sezione qualsiasi, è la sezione che postula per la prima volta il rapporto paritetico tra cittadino e pubblica amministrazione. 1880, questo gigante della nostra storia giuridica, istituzionale e culturale, postula e insedia la quarta sezione del Consiglio di Stato, che è la sezione che per la prima volta rende paritetico questo rapporto tra il cittadino portatore dei suoi interessi e la pubblica amministrazione. Nel 1990, sempre dall'Abruzzo, a doppia firma di un abruzzese e di un marchigiano, Gaspari e Adriano Ciaffi delle Marche, si dà alle stampe della Gazzetta Ufficiale la legge 241 del 90. Io credo che questi filoni di innovazioni giuridiche, di portamento istituzionale, di forte cambiamento, convochi chi oggi ha questi ruoli a fare dell'altro di qualitativamente apprezzabile nel segno di questa capacità innovativa. Per esempio, a me piacerebbe che nello statuto della regione Abruzzo prossimamente si potesse scrivere quello che in America si è accennato e si chiama, con termine inglese, il recall, che significa il richiamo, cioè la possibilità di sanzionare o di rivotare o di mettere fuori quelli che non fanno il loro dovere durante quella legislatura o quella consigliatura. È una maniera di estremizzare, ma nella coerenza tematica di cui siamo dotati in Abruzzo, il dato del rapporto tra l'istituzione e il cittadino. Questo significa un'apertura, e la lettura di ciò che è accaduto nel passato, volendolo declinare al futuro, significa di trarre anche gli elementi per cercare di capire come costruire un assetto moderno. Nel 1856, in questa regione, un galantuomo di nome Panfilo de Lisis
Il mio figlio minore, probabilmente Francesco Cetteo, sa soltanto che corrisponde alla denominazione di un parco. Ma De Lisis è stato presidente della provincia di Chieti, allora si chiamava innocentemente Consiglio Provinciale. Mai che si potesse parlare di giunta, consiglio provinciale, quasi ad intendere la capacità di accoglienza che aveva quel luogo, che era un Parlamento nei fatti. Panfilo De Lisis si fece a tal punto carico dei bisogni infrastrutturali della regione che lui mobilitò la procedura per ferroviarizzare l'Abruzzo, allungando dalla Napoli Portici fino all'Abruzzo, per una parte che procedesse verso Roma e per l'altra parte sull'Adriatico. Su questo fronte l'Unità d'Italia a noi ci ha tolto. Lì venne firmato un contratto tra il re, con la mediazione forte di Panfilo De Lisis, presidente del Consiglio Provinciale, e l'imprenditore Panfilo De Lisis, realizzatore della infrastruttura ferroviaria. C'era questa coincidenza. Però avremmo avuto la ferroviarizzazione anticipata, abbiamo dovuto attendere il 75, il 76, so che tu lo stai studiando questo aspetto. Ma vedete voi come c'era un concepimento prefigurativo lungo? Si capì da allora che dalla ferrovia sarebbe arrivata la modernizzazione dell'Abruzzo. Solo un po', perché è l'anniversario 1863. 63. Il grande stato unitario in pochi mesi fa una delle più grandi infrastrutture all'epoca, che era una delle grandi infrastrutture del mondo, la ferrovia Adriatica. Da Ancona a Pescara e poi a Foggia. 63. E ricorre l'anniversario, so che ci stai lavorando. Maggio, poi sarei invitati, ci saranno celebrazioni in maggio 1963, inaugurazione, ciclo di inaugurazione, 863 ciclo di inaugurazione. Io una domanda vi voglio porre, grazie al bravo Nicola anche per questo dono che fa alla memoria della città. Una domanda mi voglio porre: in questi giorni è stato dato alle stampe anche della pubblica opinione italiana, presso la casa editrice Il Saggiatore, di un testo che secondo me dovrebbero leggere tutti quelli che tengono a cuore il futuro della nostra nazione e non solo. Perché le nazioni falliscono? Questa è la parte, diciamo, destruens del titolo. C'è una parte costruens alle origini del potere, della prosperità e della povertà. Cioè, che cos'è che determina per una nazione la povertà, la ricchezza e anche la prosperità? Questi due autori, Robinson e un altro cognome un po' complicato, descrivono che sono i diritti che fanno in modo che si stabilisca o la sorte della povertà o la sorte della ricchezza. Ecco, io credo che le vicende abruzzesi sono connesse alla produzione di idee. Noi abbiamo avuto la stagione risorgimentale nella quale stagione abbondavamo di idee, ma mancavano le risorse finanziarie. Oggi noi abbiamo una grande abbondanza di risorse normative, istituzionali, di utilizzabilità del potere, perché noi abbiamo avuto un inondamento di poteri dal centro alla periferia, e dove per periferia io intendo l'assetto della regione. Dobbiamo trovare le idee. Dobbiamo avere la capacità di prefigurare una realtà diversa rispetto a quella che c'è per renderla migliore. Abbiamo bisogno di confrontarci, di discutere, di non essere filamenti separati e isolati. Io quando vado in giro nei comuni pongo una domanda micidiale, terribile, implacabile: quanta gente parla con chi? Chi parla con chi? Anche andando oltre la tecnologia, andando oltre, diciamo, questa unidirezionalità della tecnologia. Noi abbiamo avuto la floridità di circoli e di circuiti. Da Sulmona è venuto fuori tutto quel popò di pensiero che ha consentito a Panfilo Gentile di concepire i limiti della democrazia. Da Sulmona e da quello che Sulmona favoriva come confrontazione. Noi non possiamo arrenderci al fatto che la pubblica opinione è un ammassamento di filamenti che nulla hanno da dirsi. Dobbiamo ricreare circostanze, occasioni, dobbiamo ricreare anche luoghi che favoriscono questo. Concludo con un pensiero a me molto caro. Mi pongo spesso la domanda: che cos'è una regione? C'è la risposta, diciamo, istituzionale, è quella che si legge nell'ordinamento, ma non è quella che mi interessa. Poi c'è la regione R minuscola, che è quella delle persone, che è quella dei territori, delle città.
e la regione che ha contribuito anche Dio a delineare, fatta di monti, di fiumi, di mare, e la regione anche delineata da emozioni e da esperienze individuali e collettive. Questo libro ci regala un pezzo importante della regione Abruzzo, esperienze formidabili, emozioni straordinarie, quello che fa De Sterlik, che dona 12.000 libri, 12.000 volumi, è un gesto che si chiamerebbe nella sede di Confindustria responsabilità sociale d'impresa, cioè un fatto edificatore della civiltà di un popolo. Cioè non è un atto individuale inefficace. Quello fu un fatto che determinò la creazione di geni invisibili che hanno nutrito di loro anche pensieri rivoluzionari. Quello che è accaduto ad Atenetta, vi prego di rifletterci. Il regime del suolo è stato il grande vuoto che ha caratterizzato non solo l'Italia, ma tutta l'Europa fino ad una certa stagione. Un signore di Montenero Domo, andateci a vedere che cos'è Montenero Domo. Oggi è il colle per i nidi delle aquile. Un signore di quella terra lì ha prodotto quella straordinaria rivoluzione. Poi nel 92 da Atelete è arrivata un'altra rivoluzione che la storia anche giudiziaria ricorda, ma a noi interessa la storia, quella di Giuseppe De Tomasis. Tutto questo io lo leggo e oggi lo capisco di più perché Luigi Ponziani ci ha fatto questo dono. Non poteva che essere così, perché lui viene dalla culla della migliore stagione dell'Università di Teramo, rispetto alla quale, per fortuna io dico, è tornato un rettore. Dove lo trovo? Ecco. Grazie a tutti. E adesso non vedo Gianluca Fusilli, giusto? Sbaglio, vero? Non c'è. E quindi tocca a Marco Presutti, che è qui con noi, che ringrazio, che è professore di lettere nei licei pescaresi. Grazie. Sì, grazie. Solo un saluto, ringrazio per aver precisato, perché ringrazio chi mi ha invitato, però era stata riassumata una mia qualifica di alcuni anni fa, e quindi diciamo è qualche anno che non insegno più quella materia, quindi è opportuno precisare. Bene, io ho poco da aggiungere alle tante cose belle ascoltate, mi complimento con l'autore, e dico solo che ho letto questo libro in parallelo con una lettura che sto affrontando per tutt'altre ragioni, con la lettura di un saggio che ha una sua storia editoriale interessante di Benjamin Constant, che sono I principi di politica, riscoperti di recente, un'opera a lungo inedita che fu scritta nel 1806 e che per quasi 170 anni era sparita di fatto, e poi è stata recentemente ripubblicata. In questa opera Constant affronta la grande questione della, la cito per questa ragione, perché è un'opera che precede l'idea culturale che affronta poi Ponziani in questo libro. Constant affronta il tema della libertà di opinione nella sua difesa dello Stato moderno, lo Stato moderno che deve essere improntato a principi di libertà, contro la prevaricazione dell'autorità sociale, e lui assegna ovviamente alla pubblica opinione una importanza rilevantissima, assegna importanza alla libertà di parola, ma maggiore importanza alla libertà di stampa. Ebbene, nella libertà di stampa il nutrimento della società, come prima, il punto da cui partiva prima Enzo Finiani. Qual è l'aspetto che intriga, che è interessante? La riflessione che è chiarissima al grande svizzero, che si può descrivere un quadro dello sviluppo politico, economico e sociale delle nazioni europee guardando qual è stato l'atteggiamento nei confronti della libertà intellettuale e della circolazione libraria. Lui scrive in un momento particolare, tant'è vero che l'opera non la pubblica perché teme gli stralli di Napoleone, e guarda con particolare favore a Federico II di Prussia, all'esperienza prussiana, e nota come quella che era una nazione germanica tutto sommato poco rilevante, in tutto il Settecento ha conosciuto un grandioso sviluppo grazie a una politica aperta, libera nei confronti della libertà di stampa,
mentre potenze europee di maggiore pregio, di maggiore tradizione, di maggiore forza, erano andate declinando. E lui osserva che sbaglia chi ritiene che la rivoluzione francese si sia sviluppata a causa di una qualche tolleranza nella pubblicazione delle scritture. Lui dice perché i guai che vi erano sotto Luigi XV e Luigi XVI erano le guerre insensate dell'uno e la corruzione dell'altro, e se vi fosse stata una pubblica opinione più puntuale nell'affrontare questi problemi, probabilmente i Borboni sarebbero ancora sul trono. Questa è l'osservazione da cui io parte. E allora è interessante vedere come, malgrado alcuni problemi che c'erano con la più o meno occhiuta censura borbonica, cui pure dedica un interessantissimo capitolo del libro Luigi Ponziani, in realtà, come osservavano un po' tutti, è proprio questo dibattito, questo alimento di idee che viene da quelli che erano i notabili dell'epoca. Perché poi l'aspetto secondo me veramente interessante del libro è questo, e per questo mi sono rifatto a Costanza, non sembra una citazione gratuita. Cioè, fondamentalmente, chi era classe dirigente, più che sul piano politico, direi soprattutto sul piano economico, visto che il piano politico atteneva poi alla monarchia, ma chi era classe dirigente in Abruzzo in quel momento aveva parte con la frequentazione libraria, letteraria, direi bibliotecaria. Cioè era un tema forte, era avvertita come una esigenza da condurre, e si potevano anche aggirare faticosamente i veti dell'autorità rispetto alla censura e anche rispetto ai libri proibiti, perché rispetto alla censura o rispetto ai libri proibiti che venivano da fuori bastava pagare un dazio maggiore e il libro comunque arrivava, più o meno. In alcuni casi i revisori erano più o meno disattenti, in altri casi si poteva ottenere da Roma il permesso di leggere tutto, e quindi diciamo il problema o quasi tutto, e quindi il problema diciamo si poteva risolvere. Allora qual è la riflessione che c'è nel mio saluto? È che io temo che rispetto a questo noi oggi siamo in una condizione meno felice. Per quale ragione? Perché l'impressione che ho io è che il dibattito intellettuale nella classe dirigente, sicuramente abruzzese, oggi sia scemato rispetto a quello che c'era nella realtà del XIX secolo e dell'età della Restaurazione. Nel senso che era l'iniziativa, dico, sul piano privato rilevante, importante. Noi oggi abbiamo istituzioni pubbliche che promuovono la cultura, abbiamo l'università, io saluto il rettore dell'Università di Teramo, abbiamo le biblioteche provinciali, faceva bene Luciano a ricordare però che su quattro